Iolanda, abitante sarda espulsa dal centro storico di Genova e deportata in un lontano quartiere di periferia, racconta la sua storia alla giovane nipote durante una delle visite quotidiane che fa nel suo quartiere di origine, dove mantiene ancora rapporti umani con abitanti e amici. Nel ripercorrere la sua vicenda emerge il carattere forte di Iolanda, consapevole dello stato peggiore in cui è costretto a vivere, ma senza lamentele, come se accettasse un evento inevitabile. La dinamica del percorso fino al suo ritorno nella casa della periferia dà alla testimonianza una progressione visiva, in un contrappunto fra il racconto e le immagini che non è meramente descrittivo. Nel panorama delle tipologie di interviste è una proposta sicuramente interessante e ben realizzata. Personaggio principale, Yolanda, ripercorre in perlustrazione di un territorio che è Genova del centro storico da cui che lei ha dovuto abbandonare nel corso degli ultimi anni. Quindi noi vediamo questa perlustrazione di questa zona e poi man mano si comincia a perlustrare anche un territorio mentale, ripercorre gli anni della sua vita. Da quando ha cominciato a lavorare giovanissima come domestica e poi si è dovuta trasferire in questa città. E tutte le sue esperienze man mano si ricompongono, un matrimonio un po' drammatico, abbastanza drammatico, fino al fatto di veramente più traumatico forse della sua vita, di essersi dovuta spostare nell'estrema periferia, in una zona dove ci sono solo casermoni e non c'è più nulla. E in questa storia vediamo, è come un film d'azione, un bel duello tra un personaggio, da una parte la vita e dall'altra un personaggio che è fortissimo, insomma, che riesce a duellare con la vita in maniera molto interessante. Iolandia, ovvero che significa essere spiantati da un contesto di relazioni e accasati in un palazzone di periferia. Lo senti grazie alla vitalità del personaggio testimone di questo film, Iolanda appunto, che non vuol perdere il sapore del centro storico di Genova in cui ha abitato per tanti anni. Yolanda è un documentario molto semplice perché si concentra su una protagonista, sulla sua storia ed è girato in modo molto diretto, spontaneo. E a me ha appassionato immediatamente la protagonista, che non sono riuscita a non amare sin dall'inizio. E quindi l'ho seguita con grande piacere e devo dire ho anche apprezzato la semplicità dei mezzi. Questo film è un film di ricordi di una vita attraverso una passeggiata dal centro storico alla periferia di Genova. È un film che riesce ad essere nella sua semplicità efficace, perché efficace è il personaggio adulto, il personaggio che racconta, e quindi comunque ci racconta in una maniera assolutamente tradizionale, ma nello stesso tempo nuova, quanto possa essere stravolgente per una vita doversi spostare a un certo punto da un centro a una periferia.